i rappresentanti del popolo possa seguire continuamente, essere edotto su quelle che sono le misure adottate, su quelle che sono ovviamente gli strumenti di reazione posti in essere dal governo per contenere la diffusione del virus. Un ultimo aspetto significativo, anzi altri due ulteriori aspetti significativi sono: uno è abbiamo regolamentato anche in modo lineare i rapporti tra gli interventi del governo, quindi dell'autorità centrale dello Stato, e le regioni. Lasciamo che i presidenti delle regioni o delle province autonome possano adottare l'ambito esclusivo delle proprie competenze, possono adottare anche provvedimenti, misure restrittive e, se del caso, anche più restrittive, misure più severe, ovviamente però rimane la funzione di coordinamento, di omogeneità che viene assicurata da tutto il territorio nazionale dai nostri interventi, agli interventi del governo. Infine, a livello sanzionatorio è previsto, abbiamo introdotto una sanzione, una multa, il pagamento che va da 400 euro a 3.000 euro, secondo le multe proprie che tutti quanti conosciamo quando ci sarà capitato qualche volta di violare le regole del codice della strada. Quindi d'ora in poi alla sanzione attualmente prevista, alla contravvenzione attualmente prevista, si sostituisce questa sanzione pecuniaria, questa multa, ripeto, da 400 a 3.000 euro. Voglio precisarlo, io sono veramente soddisfatto e orgoglioso della reazione che tutti gli italiani stanno avendo, che tutti i cittadini stanno ponendo in essere nel rispettare quindi le prescrizioni, le indicazioni che abbiamo fornito. Le forze dell'ordine stanno facendo un attento verifica, perché è giusto che ci sia da parte loro un attento monitoraggio per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni, ma devo dire che la stragrande maggioranza dei cittadini si sta conformando a queste nuove regole, e che comportano anche delle nuove abitudini di vita. Questo ci deve rendere tutti particolarmente orgogliosi, perché, come ho sempre detto dall'inizio, tutti insieme, ciascuno deve fare la propria parte per affrontare questa emergenza e per poterla vincere e poterci rialzare quanto prima. Se tutti fanno e rispettano le regole, non solo mettono in sicurezza se stessi, i propri cari, ma consentono all'intera comunità nazionale di uscire quanto prima da questa fase di emergenza. Faccio un'ultima precisazione, perché da questa mattina purtroppo ancora una volta assisto alla indebita diffusione di una bozza che è una versione già superata, perché evidentemente una versione precedente. Per tutta la mattinata e poi in Consiglio dei Ministri abbiamo apportato ulteriori modifiche, quindi non tenete affatto conto della bozza che è stata pubblicata, però vorrei precisare che si è creato un po' di discussione, di dibattito sul fatto che l'emergenza sarebbe stata prorogata sino al 31 luglio 2020 con questo decreto legge. Nulla di vero, assolutamente no. Vorrei ricordare che quando abbiamo adottato il primo significativo provvedimento, abbiamo deliberato a fine gennaio, abbiamo deliberato in Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza nazionale. Lo abbiamo fatto un attimo dopo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha decretato l'emergenza, un'epidemia di carattere mondiale, globale. Siamo subito prontamente intervenuti e abbiamo dichiarato un'emergenza nazionale per uno spazio di 6 mesi, o comunque sino al 31 luglio 2020. Questo non significa che le misure restrittive che adesso in questo momento sono in vigore saranno prorogate sino al 31 luglio 2020.
Quello è lo spazio dell'emergenza, ma noi siamo pronti in qualsiasi momento e ci auguriamo prestissimo per allentare, diciamo, la morsa di queste misure restrittive, per, se del caso, anche superarle e anzi siamo confidenti e fiduciosi che ben prima di quella scadenza che avevamo ipoteticamente fissato all'inizio si possa davvero tornare alle nostre abitudini di vita, anzi direi più che a quelle ordinarie, a un migliore stile di vita, perché io sono convinto che questa prova durissima che tutti noi stiamo affrontando ci renderà migliori, perché è il momento in cui tutti quanti, io stesso, ma credo ognuno di voi, sta riflettendo anche su quel che ha fatto, sulla propria vita, sul proprio stile di vita, sulla propria scala di valori. Questa è l'occasione per fermarsi a fare delle riflessioni che di solito noi non riusciamo a fare, perché siamo presi da un tran tran frenetico, un via vai frenetico, e da questo punto di vista oggi, in queste giornate, ahimè, purtroppo, abbiamo più tempo per riflettere. Io credo davvero che ne approfitteremo anche per trarne il giusto insegnamento. La parola quindi ai giornalisti che sono collegati in videocollegamento. Ne vedo diversi. Forse Senio Bonini, Rai News 24. Vediamo se... La Presidente, non so se mi sentite su questo esperimento nuovo a terremoto. Allora, lei ha chiarito in pratica quello che le volevo chiedere sulla data del 31 luglio. Io le volevo chiedere appunto se era un termine plausibile per uscire da questa crisi. Vado avanti e le chiedo allora a questo punto, se argomento, nel decreto che è stato appena approvato dal Consiglio dei Ministri ci sono quelle norme riguardo ai mezzi, auto, motorini e il sequestro possibile di fronte ad eventuali violazioni delle norme, e se poi le regioni, questo raccordo è stato fatto per evitare un po' che le regioni continuino ad andare in ordine sparso, come è avvenuto, come è sembrato nelle ultime settimane, negli ultimi giorni. Grazie molte. Le ho bruciato la prima domanda, però ripeto, ci tengo a chiarirlo perché mi è stato detto che si è creato un po' di confusione, quindi giova ripeterlo. La data del 31 luglio non è la data delle attuali misure restrittive. Confidiamo di rimuoverle molto prima. Quella è la data astratta del periodo di emergenza, ma è stata decretata sin dal 31 gennaio di quest'anno, quando all'inizio abbiamo dichiarato l'emergenza nazionale, perché ci ha consentito poi di adottare i conseguenti provvedimenti. Lei mi diceva, per quanto riguarda le sanzioni, la multa, come dicevo, va da 400 euro a 3.000 euro. Nel caso in cui la violazione sia stata compiuta attraverso l'utilizzo di un'autovettura, di un veicolo, allora la sanzione è aumentata fino a un terzo, quindi c'è soltanto un aumento di queste somme sino a un terzo se il trasgressore viene colto alla guida di un autoveicolo. Quindi non c'è il fermo, per intenderci, non c'è il fermo amministrativo. Per quanto riguarda le regioni, Noi ci siamo dati, faccio anche un discorso un po' più ampio, sin dall'inizio io l'ho chiarito, abbiamo un ordinamento su base regionale, in particolare la sanità è di competenza regionale. Noi stiamo facendo uno sforzo incredibile per supplire alle carenze che si stanno rivelando nelle varie strutture ospedaliere, perché ovviamente questa epidemia non era attesa, e stiamo facendo di tutto per rinforzarle, ma la competenza è regionale, quindi non possiamo che procedere in pieno accordo e coordinamento con le regioni. Però è chiaro che la competenza sulle misure restrittive deve essere dello Stato, perché sennò si genera molto disorientamento, molta confusione presso la popolazione. Fermo restando quindi che la disciplina di cornice ce la riserviamo noi come Stato sulle
in particolare governo per quanto riguarda le misure restrittive, lasciamo anche la possibilità alle regioni, di fronte a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, la possibilità di adottare, se del caso, misure anche ulteriori, ma solo in questo caso. Ok. Allora, vediamo se riusciamo a sentire un'altra domanda, che è un po' complicata. È un po' un casino. Allora, un attimo, torniamo dentro, dai. Andiamo prima a Brescia, se possibile. Vediamo un po' se il sindaco, chiaramente, di una città martirizzata dal Covid, ecco, riusciamo a sottrarlo qualche minuto ai suoi impegni. Lui già ha sentito, insomma, c'è stata un'ulteriore sottolineatura del fatto che mettere che questi provvedimenti duravano fino al 31 luglio era una cosa falsa, no? Quindi molto importante. Vabbè, è doveroso fare questa precisazione. Va bene, d'accordo. Adesso aspettiamo tutto il resto, però, perciò, nel senso che le argomentazioni devono essere, per quanto mi riguarda, credo che tu sia convinto, ma perché stiamo cercando tutti di fare in questo momento informazione di servizio, ecco, debbano esserci un pochino più contenuti. Questa anticipazione non è la prima volta, no, che accadono queste cose, peraltro sono stati commessi degli errori piuttosto importanti, cioè fai uscire un decreto e contestualmente consenti alle persone di potersi spostare liberamente dal nord al sud perché era una bozza e non era un decreto firmato. Adesso invece siamo nella condizione opposta di dover commentare qualcosa. Mi sembra che ci si preoccupi troppo della comunicazione, che ancora una volta è sbagliata, e si vada troppo poco alla sostanza.